Magnanensi, che ci parlerà appunto della comunicazione nel rischio, perché credo che questo sia molto importante per aver assistito a diversi seminari, anche la comunicazione tra chi fa parte della comunità, diciamo, delle scienze della vita o degli scienziati e quelle che sono invece incaricati di fare ad esempio le politiche, che sono anche le regolazioni che investono in questo campo. Grazie. Allora, ringrazio la professoressa Isabella per aver resistito fino adesso e adesso io ho un piccolo problema. Visto un po' di stanchezza, potrei dire che la mia relazione potrebbe finire semplicemente con una piccola storiella che è quella di uno scrittore anglosassone, Edgar Allan Poe, che racconta brevemente questo, che un giorno la peste andò dalla morte e disse: vorrei andare a Samarcanda a prendere 10.000 persone, e la morte glielo acconsentì. Dopo alcuni mesi la morte rincontrò la peste e disse: non sei stata leale, io ho detto che devi prendere 10.000 persone e tu ne hai portate via 15.000. E la peste rispose: io ho preso le mie 10.000, le altre 5.000 le ha prese la paura. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che noi viviamo in una società del rischio e il rischio è qualcosa che ci appartiene, è qualcosa che viviamo tutti i giorni e il rischio va comunicato, ma un conto è comunicare il rischio, un conto è comunicare il panico. Cioè, credo che il vero problema sia questo e a questo livello nasce una prima vera domanda, che è la domanda della credibilità del comunicatore, perché molto spesso la vera difficoltà è riconoscere la credibilità di chi comunica e l'affidabilità del dato scientifico. Credo che in tutto questo nasce il vero problema. Prima Maurizio parlava dei ambientalisti convinti, degli ambientalisti scettici. Sapete chi sono i più grossi comunicatori rispetto all'ambiente? Sono i pentiti, o da una parte o dall'altra, che sono quelli che normalmente vengono maggiormente sollecitati nell'ambito della comunicazione scientifica, soprattutto per riuscire a portare acqua al proprio mulino. Allora, il problema vero della comunicazione del rischio, è qualcosa di molto profondo. Perché? Perché dipende, prima diceva è importante non comunicare, probabilmente sì, tutti quanti diciamo che la scienza è libera, se Galileo non avesse comunicato una determinata informazione probabilmente per molti secoli ancora avremmo pensato alla Terra al centro del sistema solare. Ma quello che forse oggi sta diventando il vero problema è quello che tutto questo seminario tenta di affrontare, che è il problema etico. Ma l'etica è diversa per le persone e soprattutto la percezione dei rischi è altrettanto diversa. Ed è molto spesso legata alla propria etica. E allora? E allora io potrei parlare di come si comunica, quello mi viene molto bene, io sono un comunicatore, quindi ho capacità per dirvi quali sono gli strumenti per comunicare. Ma a questo punto dico, potrei darvi dei warning a cui riflesso, puoi riflettere, a cui pensare magari. Un giorno che diventerete operatori a tutti gli effetti sul piano sia della salute che della comunicazione, della situazione delle scienze biologiche ed altro, teniamo in considerazione un problema, che molto spesso un'informazione esce e non è possibile gestirla e comunicarla. Avete idea di quanti vaccini sono stati fatti per una determinata influenza che si chiamava? Come si chiamava? Quanto è costato quel tipo di intervento, se ricordate, e che efficacia ha avuto? Però vi ricordate la difficoltà, il panico, per non parlare appunto della viaria, tutte le persone che tornavano da paesi dell'est venivano vissute dall'Oriente, venivano vissute come appestate. Allora uno dice, ma tutto questo che significato ha? Tante persone dicono che molto spesso dietro ci sono interessi economici. A me ha fatto sorridere molto il problema
assolutamente contagioso e quindi poteva tranquillamente vivere in famiglia, avere una relazione e tutto quello che c'era. Allora, tutto questo ci fa riflettere sulla forma di comunicazione del rischio. La forma di comunicazione del rischio a che cosa deve arrivare? Deve arrivare a quello che si definisce il piano emotivo, perché noi siamo abituati molto spesso ad una comunicazione che è di tipo scientifico, ma la comunicazione scientifica è basata su dati. Ma quando lo scienziato deve comunicare il rischio, non può prescindere dal considerarsi in quel momento un esperto di comunicazione. Perché quando lo scienziato comunica i dati, è pericoloso. Perché è pericoloso? È pericoloso perché non tiene in considerazione molto spesso il piano emozionale del pubblico che riceverà l'informazione. E normalmente la percezione del rischio di cui parlava prima Maurizio è legata essenzialmente non solo ai fattori che dicevamo prima di cultura, ma soprattutto al piano emozionale. Domanda banalissima a cui sapete rispondere certamente tutti voi. È più pericoloso l'aereo o l'auto? Qual è più pericoloso? Siete d'accordo? Però perché la gente non ha paura a salire in auto e invece ha paura a salire in aereo? A me capita frequentemente, visto che mi sposto spesso con gli aerei, di avere persone che, adulte che t'abbrancano la gamba, la mano, specialmente quando ci sono vuoti d'aria ed altro. Perché? Eppure è scientificamente dimostrato che le percentuali di rischio in aereo sono decisamente inferiori, anche se adesso è caduto un aereo proprio ieri l'altro, non ricordo più, in Malesia. E perché secondo voi? Quindi l'abitudine è la prima cosa che ci fa vivere diversamente il rischio. Ancora? Quando ci sono cimiteri, muoiono persone che hanno proprio effetto anche la condizione. Cioè, proprio effetto di dire che sono morti un centinaio di persone anziché 4 in un'automobile. È vero, però se uno somma tutti quelli che sono morti durante il sabato sera ed altro, si fa presto a raggiungere. Esatto, ma perché non si sa? Perché succede? Perché accettato non fa notizia, perché il vero problema quando andiamo a comunicare il rischio è bad news, good news. Quindi probabilmente noi dobbiamo sempre avere un aspetto di responsabilità nel momento in cui entriamo in contatto con la nostra comunicazione verso gli informatori. Perché il vero problema è ciò che ne faranno della nostra informazione, del nostro dato. Come verrà estrapolato, comunicato e trasferito? Su questo nasce il vero problema. E qui poi si apre tutto questo dibattito etico che nella giornata di oggi vi porta tranquillamente veramente a riflettere e a fare vostro un punto di massima responsabilità. Ma questa responsabilità poi dovete pensare che finisce nelle mani, tra virgolette, del giornalista. E allora, si comunica o non si comunica il rischio? È la domanda che mi è stata fatta prima. Adesso la faccio in italiano, così non avete alibi. Prima di tutto. A chi? Bravissima. Poi altre cose? Perché lo vuoi comunicare? Perché lo vuoi comunicare? Ancora? Non avete l'idea? A voi, a chi? A quanti? Questa è la domanda che fa la differenza. A nome di chi lo comunico? Perché in questo momento il vero problema è la credibilità dell'origine della fonte. Voi sapete che la maggior parte della ricerca medico-scientifica da chi è fatta? Dall'industria farmaceutica, che poi guarda caso mettono in commercio quel farmaco. Allora, qual è la credibilità secondo voi, tra virgolette, per la popolazione rispetto a quel farmaco? Voi sapete che io sono un medico con estrazione culturale. Immaginate una cosa importante. Qui ci sarebbe da fare un
mondo molto strano. Sapete che oggi vengono curati tanti malati che probabilmente 20 anni fa, 30 anni fa non erano malati. Allora, circa 30 anni fa, quando io ho fatto medicina, il valore del colesterolo, che cominciava a diventare importante, era intorno a 260. Oggi se superate il 200 sei già un ipercolesterolemico. La glicemia aveva valori sopra i 140-150. Ora, adesso quando sei a 110 sei un soggetto che può già avere la tendenza al diabete 2. Terza cosa. Se avete i vostri genitori, anche i nonni, sapete qual era il livello di pressione normale? Vediamo se vi ricordate qualcosa. Qual è una persona è normale quando ha una pressione di che tipo? Ah, siete culturalmente preparati. Ma si diceva un tempo che era 100 più l'età. Era 100 più l'età la pressione massima. Ma andate avanti fino a 15-20 anni fa, da 100 più l'età. Quindi una persona che aveva 160 anni era corretto che avesse 160. Oggi noi teniamo degli anziani in uno stato di ipotensione con delle difficoltà ulteriori, perché non possono superare i 120-130. Allora, è corretto o non è corretto? E non lo so, certo però che questi devono prendere la pasticca per la pressione. E le società farmaceutiche che producono pasticche per la pressione si raccomandano che questa informazione venga costantemente sollecitata presso i cardiologi e i medici di medicina generale. Allora quello che ha detto prima la professoressa Isabella è il vero problema, è l'eticità della fonte e quindi la credibilità del comunicatore. E qui io mi auguro che voi cominciate a definire gli aspetti di credibilità. Io potrei parlarvi di come si fa a diventare credibili, ma non sul piano etico, che quello è personale, su quello che è tutto quel lavoro che oggi viene fatto in maniera splendida da società di comunicazione che si preoccupano di come fare questo tipo di comunicazione e che diventa un fatto importante. Perché io penso che oggi uno scienziato, nel momento in cui diventa esperto, non può fare a meno di conoscere le tecniche di comunicazione. Io mi preoccupo, per esempio, di informare gli studenti attraverso quelli che sono gli strumenti della pubblicità, perché se voi analizzate chi è che sa comunicare bene ovviamente il mondo pubblicitario, e il mondo scientifico deve cominciare a conoscere questi livelli come strumenti di comunicazione e si deve preoccupare quando vuol far conoscere le cose che canali seguire e come seguirli. Perché non è sufficiente dare il dato, perché dare un dato percentuale, se io dico lo 0,1 è diverso dire sono 10 le persone decedute. Allora in una pubblicazione scientifica posso scrivere 0,1, ma se devo comunicare a degli stakeholders piuttosto che ad un pubblico, forse è bene che traduca quella percentuale in un numero. Perché? Perché chiaramente la comunicazione del pericolo agisce sul piano emozionale. Se devo agire sul piano emozionale è altrettanto importante che conosca quali sono i livelli che possono avere un effetto sul piano emozionale delle risorse, o in questo caso delle persone che riceveranno queste informazioni. Per esempio potremmo parlare di termovalorizzatori. Voi lo volete il termovalorizzatore? No, no. Sentivo già una trasmissione dove c'era il sindaco di Firenze che dice no, io lo voglio il termovalorizzatore. E lo volete o no? Nessuno di voi. Fate parte della politica del NIMBY, sapete, un attimo è vecchia. Cioè, è importante, certo, da qualche parte i rifiuti vanno smaltiti, però non a casa mia. È fondamentale che lo facciamo da qualche altra parte, portiamoli in Africa, portiamoli, facciamoli girare con le navi continuamente, però l'importante è che non siano a casa mia. Oggi c'è tanto populismo sull'informazione e quindi io credo che nel momento in cui abbiamo in mano l'idea del rischio ci sia bisogno forse di fare un tipo di comunicazione preventiva. Prima di comunicare il rischio bisogna preoccuparsi magari di ridare spazio a
processi di comunicazione etica. Quindi io apprezzo tanto questo seminario che ha fatto riflettere su certe cose, perché poi si dice, sono felice, vero? Abbiamo tirato fuori le assicurazioni, facciamo pagare la BP per l'inquinamento che ha generato tutte le coste americane, messicane ed altro, però per tanto tempo quello il danno resta. Allora forse è molto importante tornare a parlare di etica. Il professore non ha toccato la parte ostile, questa è giusta, perché lì poi non ne sappiamo niente, torniamo alla stessa cosa di che cosa succede da altre parti. Allora, io sono un ignorante, dico sempre, sono di origini contadine, per cui quello che mi interessa è avere una mente per pensare. E forse quello che diventa oggi necessario, grazie alla rete, è che la forma di comunicazione può arrivare dovunque, perché non la riusciamo più a fermare. Nel passato era facile fermare l'informazione. Nel passato era facile avere centri di potere dell'informazione. Oggi la rete sta aiutando ad avere un'informazione che circola diversamente. Però poi non dimentichiamoci mai di una cosa importante, quello con cui volevo concludere, che tutti credo che abbiate seguito le storie dell'Anza e di quella specie di avvocato che si sta divertendo con Striscia la Notizia, non so se l'avete notato, che continua a mandare quelle informazioni della suora che è la vecchia su di velocità per andare dal Papa, tutte quelle informazioni che poi molto spesso vengono riprese dalla stessa Anza e sono soltanto bufale. Allora la rete ha un problema. Non avendo figli, molto spesso non sappiamo cosa gira con la comunicazione. A me fa sempre piacere una cosa, non sono un ambientalista scettico, però credo a una cosa abbastanza importante che fa riflettere. Sapete che alla fine dell'Ottocento a New York ci fu un congresso importantissimo per l'inquinamento e a New York c'era un grosso inquinamento, come in tutte le grandi metropoli dell'epoca. Penso che sappiate cosa fosse dovuto. Era dovuto allo sterco di cavallo, perché circolavano prevalentemente ed esclusivamente carrozze trainate, carri trainati da cavalli. E i cavalli, come ben sapete facendo scelte anche facoltà biologiche, defecano continuamente. E provate a pensare a qualche decina di migliaia di cavalli che giravano per una città, quanto sterco potessero necessariamente. Ed è anche un problema, perché una grande metropoli dove poterlo esportare, dove portarlo, cosa fare? Ed è arrivata la soluzione. Si chiamava cavallo a vapore, perché arrivarono le auto e tutto quel problema passò, non è più esistito. Allora, io non credo che ci sia un problema per cui non possiamo arrivare a certe cose. Credo fondamentalmente ad un aspetto, alla capacità che ha l'uomo di credere, di pensare. Ed è su questo che forse dobbiamo lavorare quando comunichiamo. Cioè fare perno, oltre che sulla parte emozionale, sulla capacità che ha la persona di pensare. Ma prima pensiamo noi, prima di comunicare. Ecco, questa è una cosa importante. Fate appello talvolta alla vostra etica prima di dare un'informazione. Al di là della libertà della scienza e di tutto quello che c'è. Ecco, questo è il